Beh, io sono questo, non fingo, quindi Talente Russo, se è amato dalle persone o odiato, lo è solo per quello che è, ma non per quello che finge di fare. Sì, ho detto all'inizio, alla vigilia, ieri, che siamo stanchi veramente. E da gennaio, dall'8 gennaio che siamo in ritiro, su 7 mesi abbiamo fatto forse 15 giorni alle nostre abitazioni vicino ai nostri cari. Quindi siamo stanchi, vogliamo andare a riposare un po', quindi questa settimana, da domani, ci riposeremo per poi andare in Russia e ricominciare la volata finale per Milano 2009. Posso dare le anticipazioni che dopo i mondiali farò tante cose. Un attimo solo che saluto Roberto. E farò tante cose e spero di farne tante. Quella di andare in America, quella di passare poi sui, quella di rimanere dilettante, quella di girare un film, quella di fare un po' di televisione. Però adesso l'unico pensiero e l'unico, diciamo, l'unica voglia di arrivare è quella di fare una finale del mondiale il 12 settembre. Dal 13 se ne riparlerà. Chiamati più di una volta noi del pugilato che non abbiamo fatto nessuna beneficenza. Invece non è vero, perché io personalmente ho fatto uno stage insieme a mio cognato Pino Maddaloni, uno stage a Torvaianica che era associato tra pugilato e judo, e quindi abbiamo devoluto tutto in beneficenza. Questa è la seconda volta che parliamo di beneficenza nel pugilato, quindi speriamo che facciamo un bel bottino e riusciamo a dare almeno una manina a queste persone. Grazie.